Salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Allora, oggi non è un video che parlerà di libri, ma si tratta di una collaborazione con il sito La Tua Cover Personalizzata. Allora, su questo sito appunto voi potrete personalizzare la vostra cover. Adesso vi farò vedere quella che mi è arrivata a casa mia. Voi andando su questo sito, che vi lascerò nell'info box ovviamente, potete personalizzare completamente la vostra cover. In che modo? Potete sia mettere una fotografia che un'immagine presa, che ne so, da internet, qualsiasi cosa. Potete mettere una foto, un'immagine che volete. Questo è il bello, perché la potete personalizzare completamente. In più potete scegliere anche il colore dello sfondo di questa foto. Nel caso la foto è piccola e volete mettere uno sfondo colorato, potete scegliere anche lo sfondo. E in più potete anche mettere una scritta veramente di qualsiasi genere, lunga, corta, piccola, grande, decidete voi tutto, la grandezza, dove posizionare la foto, dove posizionare la frase, e ci sono anche vari stili di scrittura, quindi voi potete veramente sbizzarrirvi a creare proprio uno stile di questa cover, qualsiasi cosa. Io vi faccio vedere la mia, che mi è arrivata proprio oggi. Ovviamente, essendo una patita cronica di Once Upon a Time, ultimamente mi sono fatta fare questa cover di Tremotino e Belle. Spero si metta a fuoco, magari zoom un pochettino. Eccola qua. Questa è una cover del Samsung Galaxy S3, quindi è fatta in questo modo. Voi ovviamente dovete selezionare anche di che cellulare si tratta e tutto il resto, perché così vi arriva personalizzata proprio a casa del vostro cellulare, ovviamente. E qui c'è la scritta, vedete? Io ho scritto qui Once Upon a Time, si vede anche il mio smalto rotto. Qui c'è appunto la scritta, io l'ho fatta in nero perché sul viola molto scuro ci stava bene. E qui c'è Tremotino e Belle, ed eccola qui la mia cover personalizzata, ed è bellissima. Tra l'altro, sul mio cellulare, adesso il cellulare è in carica, quindi non ve lo faccio vedere il cellulare con la cover, ma comunque calza benissimo, cioè ci sta perfettamente. È una cover molto resistente, è fatta benissimo, un po' con questo sfumato come lo volevo io, perché era così appunto la foto che avevo preso da internet, ed è molto bella. Ovviamente io l'avrei fatta un po' più piccola la foto, la dovevo rimpicciolire così si vedeva ancora meglio, ma è stato un errore mio. In ogni caso è veramente bellissima, finalmente ho una cover di Belle e Tremotino. Non potevo non farla di Belle e Tremotino, cioè parliamoci chiaro. In ogni caso, qui sotto nell'info box vi metto anche sia il sito dell'azienda, e poi vi metto un codice che è il 10% di sconto per voi per comprare questa cover, ovviamente non questa, una che volete voi. E quindi nulla, il video finisce qui, mi raccomando, fatemi sapere se farete anche voi la vostra cover personalizzata, fatemi sapere, fate tanti commentini, io vi voglio sempre bene, un bacio a tutti, ciao ciao!